così tanto le armature, mi sono detta wow, ho scoperto che è tratto da una visual novel, voglio giocarla. Era un The Elder Scroll 5 Skyrim. Skyrim. Benvenuti in Poppins, il vostro guazzabuglio di cultura pop a 360 gradi, sweet and sour. Se in questa puntata vedete particolare bellezza, perdonatemi ma potrei essere un po' simpante in questo episodio, è perché sono attorniata da due ragazze che stimo un sacco professionalmente e che posso anche avere il privilegio di definire mie amiche. Sto parlando alla mia destra di Giada Cristina Bessi, che è una content creator che si occupa principalmente di gaming, ma non solo, e dall'altra parte la nostra Svet, che è una professionista a 360 gradi. Lavora nel mondo delle traduzioni, degli adattamenti, ma non solo. Infatti è una grandissima appassionata ed esperta anche lei di gaming. E come potete intuire, la puntata di oggi parlerà di uncinetto. No! Non sono molto macramè. Di macramè. Ovviamente questa puntata è dedicata al gaming e in particolare a come iniziare a giocare. Quali titoli potrebbero essere i più adatti per i neofiti? Io, da neofita totale, cercherò di prendere appunti e capire anche quali sono i giochi che effettivamente, con delle gravi incapacità per quanto riguarda la gestione dei telecomandi, potrei iniziare ad utilizzare. E partiamo con il grande inganno. Il più grande, voglio partire subito, scusate, oggi sono particolarmente emozionata, con l'elefante nella stanza. Partiamo con una vena polemica e poi ovviamente andremo a calmarci. Il grande mito: le donne non sanno giocare bene ai videogame. Allora, io spezzo una lancia, ovviamente. Io sono una frana, ma non perché sono donna, ma perché sono scema. Cioè, proprio i videogiochi mi affascina la lore, ma quando si tratta di iniziare con, soprattutto nell'Xbox e nella Play, perché la Nintendo è un po' più semplificata, no? Come metodo di gioco, credo che, insomma. Dipende sempre dal titolo, dal gioco. Ci sono meno combo di tasti. Ma no, guarda, dipende dal titolo. Raccontatemi, sviscerate, debancate, come dicono dei podcast, cosa che noi non siamo più seri. Tendenzialmente la questione del ragazzo ai videogiochi è, cioè, secondo me il 2024 è anche allucinante parlarne. Cioè, adesso mi fa veramente arrabbiare questa cosa del no, perché se sei una ragazza e ti piacciono i videogiochi, devi dimostrare che ti piacciono. Quante volte ho giocato per 10 anni a League of Legends, me ne vergogno un po', perché è un gioco di una tossicità per la community. Sì. Ok. E tantissime volte, quando notavano magari il nick femminile, mi scrivevano: facciamo un 1v1. Ma scusa, perché? Questo è tipo, vuoi dividere un po' di Schweppes con me? Non lo so. No, è un facciamo io contro te. Ah, per vedere, così perché ti io spezzo sono più le gambe. Ah, esatto. Era una misurazione di gonadi, per essere... Ok, perfetto. Oppure... Il glossario, come sempre, di Poppils. Quando dovete dire in maniera più elegante una certa cosa che avete intuito, hashtag misurazione di gonadi. Assolutamente. Ma perché voglio essere più... Hai visto? Sì, visto, che meraviglia. Fantastica. Ah, purtroppo spesso, come giustamente diceva Svet, bisogna dimostrare di essere in grado di giocare o di saperne, e una delle cose più brutte che mi capita di sentirmi dire è: ah, ma ne sai davvero di videogiochi? Oppure mi scrivono, ma tu giochi davvero ai videogiochi o lo fai solo per i video? Ma io ho l'intero corpo pieno di tatuaggi sui videogiochi. Secondo te mi vorrà tatuare un braccio intero per un videogioco senza giocarlo? Ma non lo so, potrei aver visto cose peggiori di persone che hanno deciso di... Ma che videogioco è? Final Fantasy XII. Perché proprio Final Fantasy XII? È il mio preferito della saga. È il primo che inserisce una trama politica, il sistema di combattimento con il Gambit, che io amo, perché finalmente non devi farmare costantemente, ma lo fanno i personaggi da solo, impostando appunto la modalità. Okay. I personaggi sono tutti carismatici, li amo, sono tutti splendidi, tranne forse i protagonisti. E sono qui si va piatti. Sul pesante. No, però è vero, Vanno e Penelo sono due personaggi che non hanno una grande personalità, ma il vero protagonista è Balfier, quindi non c'è problema. Balfier, invece, è il tuo gioco preferito? La mia saga preferita. La tua saga preferita, perdono. No, ma ti spiego, io ho un problema molto serio, perché c'è la saga preferita e c'è il gioco preferito. Ok. Però a questo punto abbiamo tirato fuori il titolone che fa parte di una grande saga, tiriamo fuori un altro titolone che fa parte di una grande saga, ed è la saga di Metal Gear, che per me è stata quella che mi ha accompagnato per tutta la vita, è stata quella che mi ha fatto capire, quando ero molto molto piccola, che i videogiochi potevano avere una cosa chiamata trama, perché fino a
poco prima c'erano i platform, o meglio io ero entrata in contatto con i platform. Il mio primo videogioco è stato Moonwalker, che era il videogioco di Michael Jackson, dove tu praticamente dovevi affrontare i nemici a passi di danza. No. Ed era bellissima, era orrendo a rivederlo adesso, però era comunque un gioco anche abbastanza impegnativo per una bambina di 6 anni, quale ero all'epoca. Quando ho giocato al primo Metal Gear Solid, perché non avevo la possibilità di giocare ai precedenti, quelli per MSX, che sono solo i Metal Gear, più titoli apocrifi del caso per Game Boy, eccetera, eccetera, ho detto, cavolo, però c'è la sottotrama politica, i personaggi praticamente memorabili, nonostante avessi comunque, ero molto, molto, molto piccola, avevo capito che c'era qualcosa di diverso, poi, ed è stata quella... È la saga che ho più sviscerato nel tempo ed è il mio esempio di connubio perfetto fra buon gameplay, buona storia, c'è cioè un grandissimo equilibrio in tantissimi casi, poi vabbè, la scrittura dei personaggi qua, poi io qui sto parlando in una maniera molto terra-terra proprio perché... Devi farlo perché, allora, non sappiamo che tipo di pubblico ci ascolterà o ci guarderà. Nel frattempo, mi raccomando, seguite sia le ragazze che Poppils. Vi lasciamo tutti i riferimenti, tutti i link, tutti i social da qualche parte, in qualche luogo. Quindi cercate. No, è importante perché in realtà non è detto che tutte le persone che ci stanno ascoltando, ci stanno guardando, abbiano dei riferimenti solidi. Quindi io per prima penso che questa puntata in particolare possa essere proprio un'occasione per entrare in questo mondo, per sviscerarlo, capirne un po' di più, vedere anche che cosa appassiona più, perché una delle prossime domande mie a voi sarà proprio qual è quel qualcosa che vi spinge a giocare. Per alcuni può essere il gameplay, per alcuni può essere la trama, la difficoltà, i personaggi, la lore, cioè ci sono tanti elementi che compongono un prodotto videoludico, quindi è interessante avere il vostro approccio e permettere anche al pubblico di capire quale potrebbe essere il proprio approccio personale. Quello sì, anche perché io detesto i tecnicismi a gratis. Cioè, se tu sei magari parte di una testata specializzata, siamo in un podcast specializzato, ci può stare che magari ti lasci un po' andare in tecnicismi, però che tu mi parli di pixel hiding a una che magari non ne sa niente. Io non ho idea di cosa voglia dire. Che senso ha che dopo io vado a far vedere la misurazione di gonadi, appunto. Ah, ok, vado perfetto, lì, no, sempre quella, torniamo lì. No, perché il frame rate è fatto in questo modo. Ma cosa capisce la persona? Non crei un fortissimo gatekeeping che poi allontana gli altri ed è normale. Male che ti mandano anche a quel paese, dicono vabbè senti ascolta non mi interessa, cioè perché ti devo parlare in questo modo, per dimostrare che lo so fare? Probabilmente sì, ma non è questo il momento. Quasi sicuramente sì, no, di sicuro Poppils è uno spazio sicuro in cui se avete dubbi, perplessità, scrivete nei commenti che sicuramente poi le ragazze quando ci sarà il release della puntata, quando avranno tempo, perché sono sempre overbooked, magari vi possono rispondere se avete qualche dubbio. Svet mi ha appena fatto terrorismo psicologico. Perché ti ha fatto terrorismo psicologico? Però io già stavo pensando dopo, voglio parlare di un po' di titoli, uno di questi è in pixel art, avrei voluto raccontare un po' di titoli. Vabbè, ma pixel art lo capiscono tutti. Cioè pixel art è tipo Mario Bros, i primi Mario Bros, no? Sì. Quelli che fa no, non era in pixel art Mario Bros. In pixel art parliamo Undertale, per esempio. È in sono art. I giochi moderni che riprendono quell'estetica un po' 8-bit dell'epoca. Ok, perfetto. Vabbè, ma non c'è niente di male. Cioè, no, poi quando raga, io non ce la posso. No, fare. Comunque una cosa che mi piace tantissimo di Metal Gear è proprio l'aver sdoganato il genere stealth. Perché tu non devi necessariamente. Spieghiamo combattere. Anche glossario cosa vuol dire stealth. Sì, sì, ci stavo arrivando. Ah, perfetto. Non devi necessariamente combattere con tutti i nemici, ma tu devi trovare il modo di passare oltre nascondendoti e non facendoti vedere. Che è qualcosa che prima non esisteva. Più che altro Kojima è stato il pioniere, in un certo senso, di questo genere. Cioè, era talmente... Allora, c'è questa curiosità per cui, quando è stato creato Metal Gear Solid, è stato sviluppato, lui aveva un'idea molto particolare, ovvero lui non vedeva l'ora di cominciare con il 3D. Mm. E quindi cosa faceva? Per riuscire a concepirlo meglio, con i mezzi dell'epoca, cioè parliamo comunque del 97, 98, i primi, cioè seconda metà degli anni 90, lui utilizzava i Lego per capire come si sarebbe dovuto muovere il personaggio nell'ambiente. Ma scusami, creava anche il personaggio di Lego, tipo... Creava tutto praticamente, cioè tutta la mappa era tutta in Lego. La cosa divertente è che il figlio era andato a trovarlo
E è andato dalla mamma a dire: "Mio papà gioca ai Lego al lavoro". La madre si è incazzata come una mina. Ed è meravigliosa questa curiosità. Io la racconto sempre, mi fa morire. Bella. Perché? Perché essenzialmente all'epoca non si avevano i mezzi di adesso e quindi uno doveva concepire la cosa in una maniera un pochettino più creativa. Lui in questo senso è stato geniale. Poi ci sono delle cose che magari io non sono una di quelle persone che venera Kojima a livelli allucinanti, cioè sono una fan lucida. Quindi le sue minchiate le ho viste e le ho notate più volte, ma non posso negare che sia uno dei creativi più che si distingue di più nell'ambiente. Ok. E ha creato il suo marchio, è diventato ormai non è più seguito per quello che ha realizzato, ma per quello che rappresenta. E quello è il caso in cui arriva prima l'artista dell'opera, che mi dà un po' fastidio, perché poi tu crei anche questo mito, che è anche difficile da scalfire in certi casi. Cioè, ti sta talmente simpatico, tra mille virgolette, il personaggio che lui si è creato involontariamente, perché ovviamente il suo obiettivo è comunque creare videogiochi, che quasi tu dici: "No, vabbè, ma questa stronzata che lui ha fatto in questo gioco per me non è una stronzata, è una genialata". No, è una cazzata. Le cose, ecco, questa è una cosa in realtà molto importante, perché io non farò l'esempio perché non voglio che mi arrivino i fag tossici di determinati franchise, ma ci sono dei momenti in cui si fanno retcon, no? Su sia non solo nel mondo videoludico, e effettivamente quando c'è una venerazione troppo preponderante nei confronti dell'autore, dell'autrice, si tende a fare tutto under the carpet, no? Quindi questa considerazione è particolarmente importante da fare. Ma a questo proposito volevo chiedervi, fuori programma perché ci deve stare un po' di sour, secondo voi ci sono dei videogiochi che possono essere veramente importanti, ma non per i neofiti, perché quello ci arriviamo dopo, ma perché una persona possa dire: "Ok, ho una conoscenza quantomeno di base del mondo videologico, dei videogiochi che secondo voi vanno giocati per forza o comunque importanti"? Perché ad esempio io ho giocato a pochissimo, però uno dei giochi che mi ha emozionata di più sono stati io amo gli horror, quindi io ho amato sia ho giocato due tre volte a casa di amici perché non avevo le console, a Resident Evil e un pochino di più a Silent Hill. Quale Resident Evil? Non ti ricordi come erano i protagonisti? Era una casa, mi ricordo, era una città, una casa? La città. Forse e mi ricordo che c'era una specie di laguna. Cioè, tipo, era un po'... Il 5, forse? No, forse guarda che forse il 4. Forse il 4. Sai che forse la laguna, però parti nel villaggio. Ma io ho giocato un pezzo, non ho iniziato il gioco. Cioè, mi hanno dato c'erano i contadini che facevano: "Matalo, matalo!" Se no è il 4. Sì, mi sa... Allora forse è il 4. Mi sa di sì. Il protagonista era un buono micidiale biondo. Tu sei partito Leon Kennedy, anche io. Io ho giocato con mia madre a 7 anni il 2. Grazie, mamma. Grandi traumi. Guarda, allora, lui è il Leon Kennedy, okay. Ho visto anche dei cosplay interessanti. Io, guarda, cioè, un cosplayer di Leon Kennedy a me non dispiace, certo. Mettiamola così. Però lui è proprio quello che ha definito probabilmente i gusti di molte persone. E cioè, io ho proprio un'attrazione per quelli che sembrano un po', che hanno un sacco di sfiga addosso. Cioè, le mie due cotte videoludiche erano lui e Otacon. Cioè, non Solid Snake. Io mi innamoravo di Otacon. Chi è Otacon? Che è un nerd allucinante. Ma di che franchise? Di Metal Gear. Scienziato con addosso questa macchia dell'essere l'erede di qualcuno che ha lavorato al progetto Manhattan, che si innamora sistematicamente di un personaggio e questo personaggio schiatta per qualche motivo, spoiler, per qualche motivo. Censurate. Scusate. Insomma, quindi se qualcuno che somiglia a Otacon si innamora di voi, scappate perché... Fuggite! C'è un problema. Porta molto male. Leon Kennedy, primo giorno di lavoro, apocalisse zombie. Quindi cioè, quest'area di sfiga che si portano dietro per me è affascinantissima. Ma anche George Stobart di Broken Sword, anche lui, dove va e va c'è un casino. Poverino. Insomma... Ma anche il protagonista di Silent Hill non è che sia proprio baciato dalla fortuna. Il papi. Beh, diciamo che Silent Hill è un po' una sfiga in generale. Silent Hill 2? Il papà è nel primo. Silent Hill 2 è il marito. Ah, scusa, sì, è vero. Ok, no, perché conosco bene la lore, però ci ho giocato davvero poco. Io ho giocato il 2 e... Beh, c'è James. Sì,
Sì, non anche lui non è molto felice. James c'ha la moglie che non... Vabbè, tu non eri d'accordo con l'affermazione su Leon. È troppo uomo per me, Leon. Ah. Io a 8 anni ero innamorata e fidanzata con Tidus di Final Fantasy X. Vabbè, guarda, non ti posso dare torto, minimamente. Però... Ancora oggi siamo fidanzati. Ah, ok, mi sembra importante che adesso lo sapete, Giada è impegnata, è fidanzata ufficialmente con Tidus. Da sempre, sì. Ah, io ho un nuovo fidanzato di cui magari parleremo dopo. Dopo perfetto, ne parleremo. Perfetto. Che lei sa già. Dobbiamo dividercelo perché... Fa niente, io sono una persona che ama, io sono aperta al poliamore. Ami l'amore. Non è un problema. Anche perché negli altri giorni c'è un altro personaggio. Quindi sempre dello stesso si danno un po' il cambio. Ma quindi, oltre ai giochi che appunto avete già citato, Metal Gear, Final Fantasy, ce ne sono altri che secondo voi appunto sono molto importanti per dire ho una conoscenza base, buona, un po' quello che volete del mondo videoludico? Guarda, io so che mi metterò contro un sacco di videogiocatori così, ma credo che non esista un genere preciso per chiunque, perché va principalmente a gusti. Okay. Una delle lotte più grandi sui social è quella contro i videogiocatori da smartphone, quelli mobile. Okay, sì. La fetta d'utenza che gioca sul mobile è ampissima. Mm-hmm. Perché giudicare qualcuno che magari si gioca... È assurdo, Genshin, ma anche Candy Crush. Okay. Tante mamme che giocano Candy Crush non significa che loro non siano delle giocatrici. Investono comunque i loro soldi e il loro tempo su un videogioco. Non esiste il videogioco che ti definisce. Giochi, sei un videogiocatore. Giochi Minecraft 10 ore al giorno, sei un videogiocatore. Poi che ai gatekeeper non piaccia Minecraft, questo non significa che tu non lo sia. Tu sei comunque un videogiocatore. E non esistono videogiochi migliori di altri. Giochi Dark Souls, non sei un videogiocatore migliore del ragazzino che gioca Fortnite. Però sai cosa? Non è un'affermazione... Ma bella corposa. Ci credo no, davvero. Ma lo vedo, ma è bello, è bellissimo lo spirito conciliatorio con cui dici questa cosa, perché in generale nel mondo della cultura pop a volte si tende a essere un po' elitaristi, no? Sì. Per cui deve esserci solo io sono un po' a metà, però voglio sentire cosa ne dice la Svet. Allora, tendenzialmente non è che c'è il diploma del videogiocatore, hai giocato tot ore nella tua vita. Ti abbiamo dato questa bella placca di platino e merda. Bravo Giovannino il videogiocatore. No, non è una cosa che gradisco più di tanto, anche perché secondo me non è che devi... A me ha sempre dato molto fastidio il dover dimostrare che ti piace qualcosa. Certo. Cioè, perché se ti piace qualcosa non è detto che tu sia esperto di quella roba lì. Non è detto che tu sia un pro gamer. Io sono una pippa negli FPS, sono una grandissima, sono un bravo cecchino. Glossario. Gli FPS sono i first person shooter, Call of Duty, li spara tutto, per dire. E sono un cane allucinante, non sono capace, io non ho pazienza, io mi arrabbio e infatti ho problemi con questo genere. Serve una grande precisione negli spara tutto. Sì, però sono un bravo cecchino, nonostante tutto sono un bravo cecchino, perché sono molto paziente in quel senso. Mi piace aspettare negli angoli. Ovviamente stiamo parlando dell'ambito videoludico, se qualcuno si attacca adesso. Sì, cioè, vi prego, specifichiamo questa cosa. Camperarsi è sbagliato. Camperarsi significa nascondersi dietro una porta, dietro un angolo e aspettare che gli altri entrino e fare l'agguato. Non mi diletto nel nascondermi nei cespugli e sparare alla gente, quindi non è una cosa che faccio in real almeno. No, beh, quello no, assolutamente no. Un problema. Però questa cosa non è che mi rende meno videogiocatrice di un'altra persona. Poi... Tornando al discorso a monte, in quanto ragazza, non so se è capitato anche a te, quando tu dici mi piacciono i videogiochi, parte l'interrogazione da esame di maturità. Sempre. Io sono una grande fan di Monkey Island. Quando è uscito il primo, chi cazzo si ricorda, a malapena sulla scoperta dell'America quando è capitato. Cioè, so che c'è stata, so cosa è successo, però non è che... Poi le date sono una cosa veramente stupidissima. Bene, preparatevi perché poi arriverà anche il quiz cringe. No, ricordiamoci questa cosa della Svet. Ma non è vera, è certo, però quello è il momento. Aspetta, però è esplicitamente il momento creato per cercare di mettere in imbarazzo gli ospiti se Mirko non ha fatto le domande troppo facili. Sei una sadica maledetta, cioè veramente. Non sono io che mi hanno disegnata così. Ho capito. Ma no, comunque, nel senso, non è il diplomino che tu devi ricevere, non devi dimostrare niente. Cioè, una passione deve rilassarti, deve farti stare bene. Magari tu stai bene anche incazzandoti dietro a Elden Ring. Va benissimo così, però non è che puoi dimostrare costantemente alle persone che una cosa ti piace. Perché adesso, dato che tutto quanto è su internet, allora...
tutti devono dimostrare di sapere tutto, quando non è così. Assolutamente no, cioè torniamo a viverci le passioni in maniera più rilassata, per amor del cielo, che già è un periodo orribile, quindi per favore. Ma quindi in realtà voi due in questo momento siete d'accordo, mi sembra di aver capito, no? Assolutamente. Quindi quotate questa cosa. Ecco, io in questo momento faccio l'unpopular opinion, nel senso che sono d'accordo in realtà con quello che dite, però credo che a volte, proprio perché tutto è su internet, tutto è esplicitato, non ci sia bisogno di dimostrare di avere il diplomino, come diceva in maniera molto colorita la Svet, ma il fatto è che a volte ci sono delle persone che secondo me peccano di tracotanza, perché magari sono molto esperte su un singolo titolo e tacciono le persone che potremmo dire più casual oppure più varie a livello di interessi di. Quindi come in un ambito che è sicuramente molto più di mia competenza, faccio quello del manga, e credo che io non mi definisco esperta di manga, per il motivo che io credo che la cultura pop troppe volte venga considerata come cultura di serie B, mentre a mio avviso la cultura pop proprio a 360 gradi può essere una cultura estremamente alta, anzi molto spesso riesce ad unire vari media, come nel manga viene unito il media letterario con il media del disegno, nel videogioco ancora di più, perché hai una sorta di aspetto cinematografico, ma anche la possibilità di avere un'interazione che non c'è in nessun'altra forma artistica in questo modo, persino negli happening, nelle forme artistiche, quindi soprattutto popolari negli anni 60, non c'era quel livello di interazione che c'è nel videogioco. Quindi secondo me a volte avere non un diplomino ma una linea guida per poter dire, per poter studiare il mezzo e allora potersi definire esperti, ci sta, però ripeto è il mio punto di vista, non ci sono distinzioni, okay. Casual gamer e hardcore, sì. Gamer, l'hardcore, okay. Gamer è quello che comunque gioca tutti i giorni a svariate cose, che segue il mercato videoludico. Il casual gamer è il giocatore che la sera quando torna da lavoro gioca un titolo per un paio d'ore e che gioca sporadicamente, ma ciò lo rende comunque un videogiocatore. Sì, sì, no, ma non era la definizione di videogiocatore o di appassionato, ecco, appassionato di qualsiasi tipo di cultura pop come nel manga. Il discorso è quando si è più categorizzati verso il termine esperto, che allora secondo me devi avere dei requisiti in più. Ecco, allora, questo su quello sono molto d'accordo. Allora, nel videogioco è un po' particolare perché c'è una è un po' più dispersivo, sì. Come media. Cioè tu hai tantissimi generi e per ogni genere tu interagisci in maniera diversa. Se con i film tu devi semplicemente sederti e guardare, con il videogioco tu devi interagire. Quindi ci sta che magari se sei un neofita, io non vengo da te e ti dico: senti tesoro, ti do questa avventura grafica proprio spacca cervello, dove veramente devi collegare delle robe che neanche si vedono perché sono al buio. No, questo non lo faccio. Non ti consiglio magari neanche il gioco troppo retro, perché potresti anche percepirlo un po' come vecchiotto, neanche magari il Souls-like. Ti consiglio una roba un pochettino più accessibile. E poi ci arriviamo ai titoli per i neofiti, non vi preoccupate. Quello assolutamente. Però effettivamente se tu ti devi definire esperto è giusto avere un'infarinatura un po' di tutto, se ti vuoi definire in questo modo. Esatto. Devi anche essere una buona forchetta, ti deve piacere un po', poi c'è il genere che ti piace un po' di meno, tipo io non sono una grande fan delle visual novel, cioè o meglio dipende dalla visual novel, se è quella romanticona no, cioè per favore, vi prego. Sono gli Otome Game quelli? Allora no, la visual novel è essenzialmente... l'avventura grafica, quindi è una branca delle avventure grafiche per lo più, cioè quelle in cui prendi le scelte, vai avanti e indietro, anche, sì, no? No, ma sì. Dico scegli quelle romantiche, se non sbaglio sono otome, no? O forse in Giappone basta. Oh, allora, determinato... sai cosa? Qui mi cogli impreparata perché non mi ricordo se sono definite così anche in Giappone. Poi casomai controlliamo un po' e vi facciamo un problema sapere. In questo senso. Tu intendi quelle con le romance e basta? Devi scegliere. Sì, con sì, quelle con fidanzati. La scelta multipla dovrebbero essere gli Otome Game. Però, però tipo banalmente la visual alcuni definiscono visual novel anche un gioco come Snatcher, perché è di base tutto quanto basato sui Kojima, tra l'altro, perché ci saluta sempre. Perché è basato molto sui dialoghi, perché comunque ha scelte, cioè tu segui è molto narrativo ed ha un'impostazione che può ricordare le visual novel, però la visual novel non è solo romance, può essere di tanti generi, dipende ovviamente dalla storia. Poi anche lì
il genere avventura grafica adesso è diventato veramente tanto ampio, perché sì, prima tu lo associavi ai punte e clicca. Siberia, Monkey Island. Sì, esatto. Monkey Island che è il gioco preferito del mio ragazzo. Te credo, cioè, è il punta e clicca. Voglio iniziare con i punta e clicca. Monkey Island, che c'è anche il remake che hanno fatto neanche troppo tempo fa di The Curse of Monkey Island, che è il primo, e che magari può risultare un pochettino più appetibile perché c'è una grafica un pochino più... Mm-hmm. Però puoi switchare anche alla vecchia. Puoi switchare anche alla vecchia, che è bellissima, quella cosa l'ho sempre adorata. Però adesso avventura grafica o avventura interattiva, cioè, è tanta roba, non è solo... il punta e clicca, cioè è proprio una definizione ampia, è un po' come il videogioco di avventura che sì, prende tutto, prende un sacco di roba. A 200 sottogeneri. Sì, sì, sì. Ad esempio i platform, ci sono i platform, i puzzle platform, che sono quelli dove devi sistemare le cose per riuscire ad arrivare ad un punto. Ok. Insomma, anche lì definire un genere specifico è un casino, perché ci sono talmente tante sfumature. Forse paradossalmente quello che si definisce in una parola sola, uno dei tanti che può essere, il Souls-like, che ha determinate caratteristiche che sono molto specifiche, però molto precise. Però Souls-like è nato con così, Demon's sì, Souls, sì, sì, come Devil May Cry ha creato sì, ma un po' come quando stylish chiami i Metroidvania, perché sì, esatto, perché Metroid, cioè, insomma, ormai ci sono le sottocategorie delle categorie. Sì, però sì, è bellissimo, no? Cioè, nel senso, riuscire ad avere una possibilità così ampia di scelta, certo, tu, probabilmente grazie a tutte queste sottocategorie hai più possibilità di dire: questo potrebbe proprio essere il gioco che fa per me. Guarda, ad oggi in realtà il metodo che utilizzo quando qualcuno mi dice consigliami un gioco è proprio che cosa ti piace, mm-hmm, che cosa sì, hai giocato e ti è piaciuto, e io in base a quel genere vado a consigliare altri titoli. E a proposito di questo, arriviamo con uno dei momenti che per questa puntata attendevo di più. Non è ancora il quiz, non sono ancora i consigli, ma è la lista dei videogiochi più venduti, in cui però non mi limiterò a dirveli e a leggerli, perché non me li ricordo. Ricordatevi, la beceraggine è il profumo della vita. Bensì, voglio la vostra opinione su questi titoli. Qualora non li conosceste, non c'è problema, anche se secondo me li conoscete tutti, però avete due passa a testa. Passa, okay, tipo passaparola. Muoio, defunta. Recuperate Bea, che sono un casino. Recuperate. Allora, partiamo. Secondo voi, quale potrebbe essere il titolo più venduto della storia? Della Minecraft. Storia? Minecraft, sì, anche secondo me. O GTA? Tetris. Ah. Mm. Tetris. Sì, cosa ne pensate di Tetris? È un sì o un no? È un passa? Sì. Eh sì. È stato il primo gioco portato nello spazio. È un'altra curiosità. Raccontala. No, è stato portato nello spazio. È stato portato dai in che russi? Senso? Che era all'interno della... Cioè, potevano giocare... Sì. Porelli, cosa fa? C'è, tra l'altro, un film su... Posso dire le marche, le cose, i brand? Ok, no? Se poi ci vogliono pagare, noi siamo... Non è una marchetta. Ok, su, se non mi sbaglio, su Apple TV Plus, che racconta proprio la storia di Tetris. Davvero? Sì, sì, è molto, molto carino, ve lo consiglio. Ed è spiegata in maniera anche piuttosto fedele, quindi, cioè, romanzata fino ad un certo punto. Bello. Tra l'altro Tetris è proprio il mio gioco da, ora non me ne vorranno le persone da cui vado in live, però quando ci sono magari delle live con tante persone dove devo aspettare il mio turno per parlare, io mi metto e gioco a Tetris. E poi? O quello o Vampire Survivors, che, di cui parleremo. Mamma mia, che gioco incredibile. Ne parleremo. Va bene, perché... oggi dovevo vestirmi di nero e dovevamo fare le cosplayer di vampiri, mai si sa, nella vita magari la prossima volta. Il secondo gioco, però questo ve lo dico, è quello che avete nominato prima come primo, Minecraft. Quindi Minecraft. Vi piace, non vi piace, passo. Non è il mio genere, però se è il secondo titolo più venduto ne riconosco il valore. Ho giocato a Minecraft per un breve periodo della mia vita, tecnicamente è quello che tutti noi desideriamo, quello che facevamo quando eravamo piccoli. Tu prendevi spero, sicuramente, se siete stati dei bambini felici l'avete fatto, prendere i cuscini e creare dei castelli e delle cose. Sì. Minecraft è praticamente quello, cioè tu costruisci della roba, crei dei mondi. Cioè, proprio spazio alla creatività proprio a non finire, però mi annoia terribilmente. Benissimo, però non state dando sì no passa, però ve la faccio passare. Allora, facciamo la prossima risposta. Nel mio caso è un no. È un no. Allora, nel caso in cui non sia un titolo che giochiamo, come vogliamo definirla la cosa? No, dovete proprio dire a pelle, a stomaco, sì no o passa. Ah, ok. Ok, allora ti direi no perché non lo gioco, ma è un gioco, riconosco il valore, no, ma non vi cecchina nessuno. Non è il cioè, mio genere. Perché bisogna mettere appunto un po' di disagio. Terzo titolo più venduto, Grand Theft Auto 5. Uff. Sì.
Assolutamente, sì, è un sì, per quanto ci abbia giocato comunque meno di quello che avrei dovuto, perché credo molto nella componente ruolistica, okay. Dà il suo meglio online, infatti uno dei motivi per cui è andato così bene è anche quello, soprattutto in pandemia, tutti quanti compravano GTA 5 ed è effettivamente quel gioco che, anche se non giochi tanto ai videogiochi, è molto accessibile. Anche comunque l'ambientazione un po' gangsta piace un sacco alle persone, alla gente, perfetto, che poi basta andare in realtà fuori dalla stazione di Milano una certa. Ok, il quarto titolo più venduto è Wii Sport, sì, no, passo, no ma perché non c'avevo la Wii, cioè me la sono fatta prestare la Wii per quando magari c'erano delle cose che mi interessavano, quindi no. Quinto gioco più venduto, questo non l'ho mai sentito, Player Unknown's Battlegrounds. Il primissimo Battle Royale per me. No. Ma Battle Royale, quello del romanzo, quello no, del... No, è un genere il Battle Royale. Sì, sì, no, lo so, però è nato dal romanzo. Sì, come idea probabilmente sì, non ne sono sicura. No, si chiama Battle Royale proprio anche il romanzo. Sì, sì, l'ho visto. Ah, okay. Il romanzo, il manga e il film che ho visto. Tutti e tre i traumi. Io penso di aver avuto un problema serio con quel... chiamiamolo franchise perché c'è anche il secondo capitolo del film, brutto, brutto tra l'altro. In breve, nel caso non conosceste il genere, è un'arena in cui piazzano 100 giocatori e si devono menare tra di loro. L'ultimo che vince, se sopravvive, menare, e vince. Un po' Hunger Games, per dire, sì, in maniera tendenzialmente super mainstream, sì, no? Sì, sì. Che alla fine Hunger Games ha epurato molto, ha reso molto più tranquillo il mood di Battle Royale. Anche tu quando hai visto Hunger Games hai detto... Ho già visto Battle Royale. Ho già visto di peggio. Ho letto il manga di Battle Royale quando ero minorenne. Quello mi ha traumatizzato. È un po' come Squid Game, ma io ho letto As the Gods Will. Mamma mia, quello proprio... Cioè, As the Gods Will. Well. Ok, prossimo titolo, il numero 6, Mario Kart 8 Deluxe. Sì, te credo. È proprio il gioco... Sì, comunque. E dopo Risico credo che sia il gioco che ha ammazzato più amicizie in assoluto. Sì, soprattutto se non riuscivi a capire in che direzione far andare l'auto, e non sto parlando assolutamente di me. Mamma, quelle staccionate maledette. Perché c'erano le staccionate? Perché se giochi la pista più arcobaleno non c'è niente. Sì, infatti cadevo ogni 27 secondi. Cioè c'era mia sorella che andava avanti, io ero ancora, tipo lei aveva già fatto i 3 giri, io ero ancora al primo perché mi ammazzavo ogni 20 secondi. La più brutta. Però avevo Rosalina. Amore, aveva un'ottima tenuta la sua auto e lei era molto figa. Guarda, le auto penso siano identiche. Sì, cioè sono abbastanza uguali. Allora, io sono una grande esperta di Rosalina, andiamo avanti. Dovresti giocarti Mario Galaxy allora. No, ma io in realtà sono scarsa. Ma è bellissimo, Mario Galaxy. È veramente uno dei adesso Super Mario Paper più belli Mario per me. Da giocare. Paper Mario ti divertirai come una stronza. Non vedo l'ora. Perché è veramente caruccio. Prossimo titolo, il numero 7, questo lo conosco anch'io, Red Dead Redemption 3. Quando è uscito? Oddio, l'ho perso. Sì, grande come una casa. Sì. Sì. Sì? Sì. È il preferito di quelli che è uscito finora? Per quanto mi riguarda, sì. Allora, è tutto legato ai protagonisti, perché il gameplay è identico, quindi non è che cambia più di tanto. Possiamo catalogare come gioco d'avventura? Sì, sì, sì. Ok. Proprio in grandi linee, sì, gioco d'avventura. Quindi fai, finora svolgi le quest, c'è una quest principale molto interessante, ci sono anche le secondarie che sono ancora più interessanti in alcuni casi, ma è uno di quei giochi che si poggia tutto sui personaggi e ha il protagonista, uno dei protagonisti migliori degli ultimi anni, ovvero Arthur Morgan, che è diventato... Morgante. No, in realtà è solo italianizzato, come Gerardo il Magicante. Allora Arturo, scusami, Arturo Morgante. Arturo Morgante, sì. Ah, ok, io capito, sì, sì, Arthur. No, no, Arthur Morgante. Morgante. Ho detto no, mi mancava l'opera. Okay. No, esatto, cioè. Arturo anche Morgante. Secondo te tra i tuoi preferiti, tra questi primi? Allora, io ho giocato sia il primo che il secondo, e il secondo, essendo un prequel, secondo me va a snocciolare ancora di più il protagonista del primo. Ok. È imprescindibile, cioè nel senso devi giocarli entrambi, però è una di quelle cose che tu dici, cacchio, ora il secondo, c'ha quel personaggio lì. Quei personaggi lì, perché anche Dutch. I have a plan. I have a plan. I'm a man with a plan. Daccione. Ti odio. 8. The Elder Scrolls 5 Skyrim. Che prima ho detto Skyrim, però sì, ho sbagliato. È stato un momento grandissimo. È stato un momento di altissima televisione. Non siamo in televisione. Sì. Quello è stato... Sì, sì, sì. È stato un sì, quindi definitivo. Grandissimo totale. Sì.
poi è uscito The Witcher 3. Se vogliamo parlare di GDR è uscito anche un'altra cosa, di RPG. Sì, e non parliamo di quel titolo perché, spoiler, è nella classifica. Ah, cacchio. Tra i più venduti. Allora, rewind, e rifacciamo tutto. Perfetto. Sì, è un grande... No, ma va benissimo così, cioè, quindi Skyrim sì, finché non è uscito The Witcher 3. Infatti, andiamo poi avanti. Secondo voi in che posizione potrebbe essere The Witcher 3? Eravamo alla 8? Alla 9? Secondo me è alla 9. Alla 8. Questa è la 8. O alla 9 o alla 10? 10. Anche perché credo siano i 10 giochi più venduti, quindi pff, io genio proprio, veramente. In realtà qui ho tipo 20, ma noi faremo i primi 10. Okay. No, qui faremo i primi 10. Va bene. In realtà alla 9 c'è Super Mario Bros. Sì, no, un passo. Sì, allora, io devo fare una dichiarazione al mondo. Io ho giocato a Super Mario, più di un titolo di Super Mario, ce ne sono tantissimi, però io sono partito Sonic. Non me ne vogliate. La concorrenza. Okay. Sono partito Sonic, sono cresciuta con Sonic. E al decimo posto, The Witcher 3, Wild Hunt. Sì, no, passo. Sì. Lo amo. Non volevo parlarti da sopra, però sì. No, ma hai fatto bene. Vabbè, c'era proprio un entusiasmo che è esondato e non è per Henry Cavill. No, invece no. Cioè, nel senso, contenta che Henry Cavill lo abbia interpretato, però io ho proprio un amore folle per Geralt, come il Geralt letterario prima del Geralt videoludico. Perché ci sono diverse differenze perché so che nella serie Harry l'ha mollata anche per evidenti divergenze creative. Nei romanzi è un po' sottone. Allora, io forse tu questa la taglierai, però nei romanzi è uno schiavo della fregna allucinante. Sì, cioè sì. Proprio... Però non lo so, poi vedrai... Dai, Geralt, un po' di dignità. No, cioè. Però io lo capisco, perché comunque il personaggio di Yennefer è... Ma magari fosse stato solo per Yennefer, avrei capito. Se ne va sotto anche per degli elementi che... Sì, Triss. Però secondo me sarebbe figo far fare a te Yennefer, a te Triss. Ma io odio Triss. Io odio Triss, quindi mi dispiacerebbe perché Triss è veramente... l'amica peggiore. Triss è amica di Yennefer, okay, e nonostante questo sa che comunque Er Gerardo Magicante è innamorato di Yennefer, e Yennefer un po' la fanno usare, ci sta non ci sta, se la fa un po' con gli elfi, lasciamo fa, e lei nel momento di difficoltà di Geralt se lo prende, lo salva, dice io sono la tua fidanzata, mi prendo cura di te, amami per sempre. Ma la tua amica, scusa? Cioè, tu te la fai col fidanzato della tua amica? Ma allora erano fidanzati o c'era solo un po' di... No, c'erano cose in ballo. È un rapporto, è quel rapporto conflittuale che ci piace tanto fra Yennefer e Geralt. Mm. Quello che non è lineare, ma si amano molto. Quello che fa stare male, anche adesso che abbiamo 30 anni, ci fa stare male come delle quindicenni. Però la cosa peggiore di Triss, che io detestavo, era quell'atteggiamento da croce rossina del cavolo che Yennefer non aveva. Cioè Yennefer diceva, ma veditela, tu sei un uomo adulto, ma va a cagare, imbecille. Invece lei, ma io vengo là, ti metto l'acqua e aceto sulla testa con il panno, ma per favore. Cioè, ma veramente... la domanda è una, perché è forse la più importante, perché a me piace da morire poi la lore dei videogiochi, ma Triss era giudicata negativamente non da voi, ma dalla scrittura o dal videogioco per questo atteggiamento, o era un atteggiamento visto come salvifico e positivo? Allora, o neutro? Era visto per quello che era. Cioè, in realtà il gioco, almeno per come l'ho percepita io, ti mette dei personaggi, ti dice loro sono così. Poi state a capire se sono degli stronzi o meno. Cioè io conosco tantissime persone che Yennefer ce l'hanno sul culo, proprio perché Yennefer magari ha un atteggiamento a carattere. Sì, ma anche un atteggiamento un po' più stronzo, un po' più indipendente, perché è una persona che sa di avere dei grandi poteri, sa di essere una buona senza senso e non ha bisogno di dipendere da un uomo. Assolutamente sì. Però tipo ad esempio Triss in tantissimi casi veniva vista positivamente, proprio perché poteva, neanche troppo in realtà, però poteva essere assimilata a quella un pochettino più tenerina, dolcina. Ma un'altra sottona. Un po' che... più relatable per una certa fetta di pubblico di videogiocatori. E qui abbiamo fatto praticamente il trailer di quello che succederà sulla nuova stagione di The Witcher, in cui non ci sarà più Harry. Che non ha più senso per quanto mi riguarda. Cioè, non la guardo più. Io credo che la guarderò, perché la lore del mondo mi affascina un sacco e non saprei giocare. Leggi i libri. Lo so, ma i libri li ho in lista, perché mi piace sempre fare... Vabbè, io ho letto i libri come in House of the Dragon, vabbè, ma voi soffrite, io ho letto i libri, soffro lo stesso, spoiler.
spoiler. Ma tra l'altro i libri sono diversissimi, cioè il gioco riprende il mondo e il più che dopo i libri. E anche perché poi hanno avuto anche dei casini con lo scrittore Sapowski, che non sto qui a raccontare, un casino. Sì. Grandi conflitti. Sapowski odia CD Projekt. Sì, ma mi ricordo a Lucca avevo avuto modo di incontrarlo 2019? Durante sì. E lui ha proprio un veleno nei confronti di CD Projekt, da una parte comprensibile, dall'altra meno, però lascio le mie opinioni per me in questo senso. Però se vuoi leggere The Witcher devi aspettarti a parte due libri con dei racconti e poi dopo inizia la trama veramente orizzontale, che ti fanno un po' di world building. Sono molto belli, però ricordo... Ma è bello perché c'è proprio il world building. Però è una scrittura molto gelida, cioè si vede che è polacco l'autore. Ok. Quindi invece i videogiochi sono tutt'altra storia, cioè riconosci i personaggi perché comunque sono caratterizzati in base al libro, però sono storie diverse. Come ha detto giustamente Giada, è un sequel. Ok. Spirituale, diciamo. Okay. La serie invece... fa caos totale, inizia a prendere spunto, inizia che è molto fedele dai romanzi, poi dice "Uì, facciamo la nostra storia completamente diversa". Sì. Ok, sì, sì, quindi sì, capite perché il cavillone ha detto "me ne vado". Sì, anche perché lui è grande fan. Sì, sì, lo saga. So, lo so che lui è un vero e proprio nerd e adora i cani, quindi ciao. Tutte noi ci siamo emozionate con quel video di lui che montava il PC. No, io no. Io volevo essere va bene, questa cosa è... Comunque ora passiamo al fulcro, la parte più importante, i titoli per voi neofiti. Il titolo della puntata è Gaming Starter Pack, quindi arriviamo al fulcro, quei titoli che possono attivamente dare una mano a chi non ha mai giocato o a chi ha giocato molto poco per iniziare il proprio percorso videoludico. La prima categoria, quella che probabilmente a me interessa di più essendo una amante del genere, della lore e di tutto il resto, è proprio quella degli horror. Cioè, secondo voi, quali sono i titoli adatti ai nuovi giocatori, alle nuove giocatrici di questo genere? Comincio io? Vai. Allora, io ho preparato mentalmente una mia personale lista che include giochi magari un pochino più mainstream e uno un pelino più di nicchia. Va benissimo. Quindi iniziamo con un gioco proprio starter che secondo me tutti quanti dovrebbero giocare, che è The Last of Us. Ovviamente il primo, poi se ti piace vai avanti con il secondo, perché è il giusto connubio fra gioco molto, che adesso chiamano tutti quanti il gioco tanto cinematografico, quello quindi con molte cutscene, una storia molto prepotente che si fa sentire, ben strutturata con dei personaggi, e delle sessioni di gameplay particolari che quindi vanno dallo stealth a qualche elemento che ti può ricordare anche un survival, e che io, nonostante alcune critiche, ho trovato molto piacevoli, soprattutto per quanto riguarda il secondo capitolo. Ed è perfetto proprio per chi sta cominciando, perché non devi avere chissà quali skill, una volta che prendi la mano puoi andare tranquillamente e c'è una storia molto 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 presente. Poi, se ti piace, soprattutto tu, secondo me questo titolo lo amerai fortissimo, questo per dire, Frembo, che ha questa estetica un po' bartoniana, ma tanto, molto a grandi linee, okay, molto gotica, molto da favola nera, ed è una, possiamo chiamarla un'avventura grafica, perché comunque ha degli elementi un'avventura grafica, punta e clicca, con qualche enigma, molto, devi indagare moltissimo per scoprire alcuni elementi, e la storia è praticamente questa bambina con questo gattino Midnight, che è bello quel gattino nero, bellissimo, che subisce un trauma un po' pesantuccio, ovvero i genitori le vengono ammazzati davanti agli occhi. Non il gattino però. Il gatto no, il gatto è sempre con lei, il gatto okay. No, il gatto sta tira bene. Tira un sospirone. Il gatto sta bene, perfetto. Il gatto sta bene. E finisce in un istituto psichiatrico in cui le somministrano dei farmaci che le fanno avere delle visioni. Ora, lei tra visione e realtà, quindi è un titolo anche un po' psicologico, e dovrà effettivamente cercare di capire che cosa è successo ai genitori, ma soprattutto chi l'ha messa lì, perché è lì, e che cosa sta succedendo in questa struttura. Quindi è quasi, ha degli elementi molto da detective story,
però la componente horror è bella pesante. Poi è, io poi c'è una cosa che amo ed è il cosiddetto Uncanny Valley, ovvero il perturbante. Unheimlich. Unheimlich. Ti prego, ho studiato tedesco solo per poter dire Unheimlich. Il tedesco poi è una di quelle lingue che ha una parola per tutto come il russo, che è bellissimo. E la cosa bella è proprio quello, cioè degli elementi che in teoria dovrebbero essere rassicuranti e carini, tu li vedi e li percepisci come distorti. E Frembo è esattamente Frembo. Quello. Questo potrebbe fare per me. Tu anche lo ameresti. I meccanismi di gioco non sono troppo. Ma gameplay è molto semplice in realtà, è veramente molto snello. È una di quelle cose che tu. Allora, ovviamente l'enigma non è proprio la cosa più semplice dell'universo. No, vabbè, però sei una donna. Devi usare la combinazione dei tasti. No, salta, no. Togli. No, comunque per ricollegarmi a Frembo, dagli stessi sviluppatori, Little Miss Fortune. Estremamente semplice, a scorrimento. La protagonista anche lì è una bambina, Miss Fortune. E è molto, molto, molto pesante. Lo dice con questo sorriso angelico, è molto, molto no, pesante, traumatico. Avrete degli incubi? Dura pochissimo, dura se non erro 6-7 ore. Okay. Ma è la storia di questa bambina che cerca una volpe. E viene, parla con il narratore, cioè praticamente rompe la quarta parete e parla con te, con il narratore, e a questa bambina accadono delle cose estremamente brutte durante il suo percorso e lei cerca di vederle sempre nell'ottica migliore. Ma la volpe sta bene? Io non ti dico niente. No, io non posso giocare se la volpe sta male. No, no, no. È per quello che ti ho detto che il gatto stava e bene. E infatti detto, ti ringrazio. La volpe sta bene, però... La bambina no, la bambina ha i traumi. La bambina, in realtà la bambina è positiva per tutto il gioco. Che cosa? È la cosa più... Lei cerca di vedere determinate cose terribili in modo positivo. Mi ricorda un manga di Furuya che non vi consiglio, quindi non vi dirò il titolo. Ok, tu avevi un aspetta, terzo aspetta, titolo, io ne ho altri 47.000. No, 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 lei ne ha. Raga, abbiamo una lista, sì. Ve lo ricordo. Ma faccio veloce, ve lo giuro. Per iniziare nel modo più semplice possibile, al di fuori di Little Miss Fortune, che magari è un po' più di nicchia perché non c'è tradotto in italiano, okay. Però in inglese è estremamente semplice, Until Dawn, okay. Avventura grafica o i titoli di... della Dark Picture Anthology, quindi Supermassive, in cui tu devi semplicemente camminare e prendere delle scelte. Mm-hmm. Ok. Horror abbastanza pesantini. A me le storie sono piaciute, della Dark Picture Anthology, certi un pochino più sottotono rispetto agli altri. Little Hope in particolare mi è piaciuto molto, viaggia molto nella psiche dei personaggi, e pieno di jumpscare, quindi attenzione, io non amo i jumpscare, però la storia vale. E un altro titolo che a te piacerebbe tantissimo, estremamente psicologico, è Doki Doki Literature Club. Tu impazzisci. Tu impazzisci. Il titolo è carinissimo. Sembra un dating sim. Ok, forse ho visto delle scene su TikTok, può essere. Probabilissimo. Ok, ma... che è tutta la grafica molto kawaii con sì. La, tipo sì, sì, sì. A scuola. Sì. Ok, forse ho visto delle con queste delle quattro grafiche. Ragazzine molto carine, tu appunto ti iscrivi a questo club della scrittura e accadono determinate cose. Allora, diciamo che è un peccato che tu sappia che è nella categoria horror. Beh, ma lo vedi quando l'acquisti. No, anche io all'inizio ti avvisa il gioco. All'epoca, quando uscì, era anche pubblicizzato in una maniera molto dolcina, cioè, molto okay. Zuccherosa. È uscito comunque parecchi anni fa. E poi lo giochi e a un certo punto succedono cose. Però attenzione, perché nel pop-up iniziale te lo dice che vengono trattati. Quello è vero, temi. Però magari tu... Ovviamente la prima sensazione che tu dici, che tu senti è vabbè dai, questa cosa sarà mai carina. Oh, c'è questa cosa qui, ma magari ci sarà qualche scena un po' così e poi sì, sì, sì. Rimani spiazzato. Per... E allora ragazze, qui mi permetto solo nella categoria horror di darvi un mio personale consiglio che mischia avventura grafica e anime. Cioè di un autore fuori di Melone, che io stimo un sacco, che ha creato queste avventure grafiche, una serie, si chiamano When They Cry, tradotte. Igurashi no Naku Koro ni! E Umineko no Naku Koro ni! Allora, in realtà io sapevo, perché ne avevo parlato mercoledì sera all'Hot Pot a Giada, ma non sapevo anche, capite perché poi... Io ci sto sottissimo. Sorellanza. E allora, io la consiglio anche a voi, è...
quasi impossibile, poi confermatemi o smentitemi, trovare effettivamente le avventure grafiche in italiano. È difficilissimo. Sono state adattate, ci sono delle, dei ci sono delle patch, ci sono sempre le patch, mannaggia a voi. È un peccato. Comprateli i giochi, così li traducono. No. Infatti è un problema, anche perché qui avevano allora le versioni, le prime versioni, la grafica la trovo sinceramente, per il mio gusto, il character aberrante. Poi hanno fatto un nuovo gioco che invece aveva la grafica che riprendeva il manga e l'anime da cui è tratto, che però non è mai stato commercializzato. Penso al di fuori del Giappone, dovrei controllare, perché quello è un titolo che se trovo in Giappone, quando vado, anche se non ci so giocare, non ho la console, me lo prendo per completismo. Però hanno fatto, per, nel caso in cui appunto non fosse ancora reperibile, l'anime, di cui in particolare di Igurashi c'è un reboot con una grafica un pochino più attuale, e mi è venuto in mente proprio con questo Doki Doki, perché anche in Igurashi e Umineko, che purtroppo era il mio preferito ma è interrotto malamente, anche il manga, sì, va a spizzichi e bocconi, peccato. È un peccato, perché come storia è molto più what the fuck. Mamma mia, bellissimo, è Umineko. Stupenda. Tutto è molto, parte in maniera molto cute, quasi con quell'atmosfera rilassata, lo fai di quegli anime che ti guardi, aesthetic, no? E poi in realtà non è così. Io, guarda, io ho un ricordo molto nitido di Igurashi no Nakukoroni, che è il primo momento dove scopri che c'è qualcosa che non va, perché c'è lei che parla con il protagonista, Reika. Sì, sì. Okay. Lei parla con il protagonista e lui le chiede: ma come mai succede questa cosa? È successa questa cosa qui? E lei risponde: io mi ricordo proprio la frase in giapponese, Shiranai, non lo so. No, però scusami, lo dice in una maniera proprio. Furu de Rika. Sì, sì. La bambina, sì, Rika. Furu de Rika. Che è quella, diciamo, il simbolo della sacerdotessa, sì, chiamiamola così, dai, sì, il simbolo. E quello Shiranai mi rimbomba ancora con in testa. Con gli occhi che già da Shiranai grandi così diventano tipo da qui a qui, così. Tante scene sono tanto, tanto, tanto figo. Quella è veramente un'opera che consiglio, insomma, anche a chi non ha la possibilità di giocare, se poi un giorno porteranno i giochi anche in Italia o almeno... più disponibili per il mercato europeo, quella è proprio una cosa che devi andare avanti un po' ad intuizione, sì. Quindi se siete imbranate come me con il discorso dei joystick, dei comandi, delle combinazioni da ricordare, dovreste farcela. Chicchetta, lo stesso autore di Igurashi e di Umineko adesso sta lavorando al nuovo Silent Hill F con Konami. No! Silent Hill F, che tra l'altro è quello che si mostra nella maniera più giapponese possibile, floreale. Sembra molto legato alla mitologia giapponese, non sappiamo ancora cosa aspettarci perché è uscito ben poco anche a livello di informazione. Okay. Beh, è mostrato solo un teaser. Sì, anche per quanto riguarda le notizie, cioè c'è poca roba, anche perché adesso il focus per quanto riguarda Silent Hill è il remake del 2. Con tutte le problematiche, tra mille virgolette, se vogliamo parlare di problematiche. Ma ci saranno altre sedi in cui parlare di questo argomento. Anche perché Silent Hill è uno di quei giochi che, se mai avessi la possibilità, vorrei provare a giocare, perché mi sono innamorata della lore, pur aspetta, non avendoci... Aspetta il remake. E dici che... Sì, ma anche perché ogni titolo è stand-alone. Okay. Cioè è basato tutto quanto sul sì, mondo di sull'Outer World di Silent Hill. Però ogni titolo ha storia a sé. A me piace tanto come la storia che ogni capitolo del primo, però con la lore dei mostri del secondo. Infatti ho giocato il 2. Alessa, guarda, il 2 è veramente... Ma scusami, poi nel 3, scusate la parentesi, nel primo e nel terzo non ritorna Alessa? Allora, la storia di Alessa in un certo senso è sempre un sottofondo per tutto quanto. Ok, ok, ok. La storia di Alessa Gillespie, della setta, è un sottofondo. Nel 3 si riprende comunque un minimo, anche perché il personaggio principale è molto più legato magari rispetto a quello del secondo. Al primo capitolo. Sì. Nel non faremo secondo, spoiler. No, ovviamente no. Nel secondo c'è sempre, perché comunque l'universo di Silent Hill è strettamente legato alla storia di Alessa Gillespie. Nel secondo invece però ci si concentra sulla storia di un altro del povero Cristo che troviamo, che citavamo del povero James che troviamo lì e non diremo niente, no, perché non diremo niente, però è veramente una lore incredibile. Bene, io direi di passare alla prossima categoria, che ho capito che è un argomento che ci piace, quindi... Allora, i titoli... Questa forse la salterei, perché secondo me nei titoli horror possiamo parlare anche del mondo psicologico, a meno che non abbiate dei titoli... Io un già. Titolo... Io anche. Io ne ho due, ne ho due. Vai, allora sparate i titoli, che abbiamo ancora un sacco di categorie. Allora, proprio rapidamente... Vai. Ti dico, quello un po' più mainstream, tra l'altro italiano, Martha is Dead. Martha is Dead. Martha è morta. Ok. Ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale, in Toscana,
tutto comincia con la morte della sorella gemella della protagonista. Ok. Succedono cose. Ok. Succedono cose, tutte legate al trauma, si parla di elaborazione del lutto, si parla di rapporti familiari tossici. Anche qui è tutto in prima persona, enigmi molto accessibili per chi magari non è un grandissimo fan degli enigmi, anche se, piccola nota a pie pagina mia, ce n'è uno in particolare che è molto un perché si fa così, perché sì, va bene. Non dirò quale, poi mi chiamerai disperata quel giorno, ti aiuterò io volentieri. Okay. L'altro, l'altro titolo invece che è molto legato al tema della depressione è The Cat Lady di Harvester Games. Io amo i ragazzi di Harvester Games perché hanno questo stile molto, soprattutto dal punto di vista artistico, molto sporco. Questi disegni veramente quasi da teatro delle ombre, terribilmente inquietanti, che io consiglio assolutamente, soprattutto a te che ami l'horror. È la storia di questa donna ultra quarantenne che sta vivendo un terribile momento di depressione ed entra in contatto con cinque, chiamiamoli personaggi, che in un certo senso l'aiuteranno, dipende ovviamente anche da te, a uscirne, in un certo senso. È tutto molto basato fra sogno e realtà, non capisce a un certo punto quando effettivamente lei sta sognando e quando meno. Anche qui io devo sempre parlare degli enigmi, ragazzi, perché se non si è capito, mi piacciono le avventure grafiche a enigmi, se non si è capito. E anche qui magari è un pelino più impegnativo rispetto a Marta is Dead, però sono molto intuitivi, ci arrivi senza problemi. Molto figo. I tuoi? Psicologico io direi la saga di Hellblade. Senua, okay. Sacrifice e Senua Saga, che racconta la storia della protagonista Senua, che è affetta da psicosi. Quindi, avendo la schizofrenia, sente le voci, deve effettuare un percorso tutto basato sulla sua esperienza, perché ovviamente ambientazione vichinga, quindi con tutte le determinate cose positive e non che possono accadere, e con la psicosi di mezzo tu devi riuscire a distinguere quello che è realtà, che tipo di collegamento vi può essere con la realtà perché lei lo vede in un determinato modo, che cosa invece sta accadendo nel mondo reale. Ed è un percorso molto molto interessante. Il gameplay è estremamente semplice perché comunque ci sono due tasti per combattere, attacchi pari, e i puzzle anche quelli sono decisamente semplici, sono però la storia è sempre molto bella. Allora, vi è tanto contrasto per quella che è la storia, ma in generale Hellblade è amato e odiato. Per me è un'esperienza, è il racconto della storia di Senua. Guarda, ti vedo ridere, tu non l'hai perché amato. Prima ci siamo confrontate io e Giada e lei mi ha detto no, bellissimo Hellblade, il secondo, ma per motivi che però non staremo qui a sviscerare perché altrimenti facciamo veramente esatto, notte. Se no dobbiamo fare una stagione di Poppils solo su questa puntata. Se siete c'è Daniela della regia che fa sì. Se siete appassionati è un bel percorso psicologico. Molto bene, passiamo invece a una categoria che forse a noi interessa un filino meno, ma che potrebbe essere un buon entry level anche per altre persone, cioè il romance. Avete dei titoli romance da ho suggerire? Ho fatto una grandissima fatica, io te lo mi dico. Mi dispiace, mi dispiace. Una grandissima fatica. Io non sono una persona romantica minimamente, però ne ho due. Vai. Il primo è proprio un dating sim in FMV. Cos'è l'FMV? Il full motion video, okay. Detto brutalmente, con gli attori veri, cioè con effettivamente dei footage con gli attori. I padri di questo genere sono, molti conoscono Fantasmagoria, dove praticamente tu avevi questi personaggi che erano degli attori veri, renderizzati su dei fondali in green screen, che adesso risulterebbero terribilmente pezzotti, ma all'epoca era qualcosa di avveniristico. Fantasmagoria tra l'altro è un horror, quindi se vuoi recuperalo. Credo che, non voglio dire una cavolata, ma credo che sia abbastanza reperibile su Steam. Adesso mi falcerete, però non sono convinta raga, di questa cosa. Non è tutto scrittato, ci possono essere imprecisioni. No, è del molto foro. Probabile che io abbia sbagliato in questo senso, però non è difficilissimo da recuperare in realtà. E anche questo Five Dates, che è molto molto più recente, periodo pandemico, e c'è un motivo per cui lo sto dicendo, è in FMV, però di base sono dei footage di persone che si riprendono proprio con la webcam, anche perché è ambientato tutto in questa applicazione dove tu fai delle videochiamate con la persona che ti interessa, cioè okay. Un Tinder con le videochiamate. Okay. Tu sei Vinny, che è questo ragazzo inglese di cui io mi sono perdutamente innamorata, tra l'altro, e che poi ha quella realità sfigatino che ti dicevo all'inizio, okay. Che deve di base trovare l'amore
Tra queste 5 ragazze, che ovviamente selezionerai tu, e in base al come rispondi a determinate domande, costruisci sia un po' il carattere di Vinny, del protagonista, e cerchi di capire se può essere compatibile con la ragazza che tu hai avanti. È veramente tutto dialoghi, è estremamente semplice, tutto a scelte. Cioè, devi selezionare dei dialoghi, non devi fare nient'altro. L'altro, che ha praticamente lo stesso identico gameplay, ma un'atmosfera del tutto diversa, e non è romantico, però si parla molto di relazioni, è Coffee Talk. Può ricordare pixel art, secondo me è anche riduttivo di chiamarlo in pixel art, perché non è neanche proprio in pixel art. Comunque, siamo in un mondo contemporaneo ma con degli elementi fantasy, perché okay. Ci sono personaggi che sono un po' dei tiefling a caso. Amo. Ma in un'estetica molto... Non so cosa sono i tiefling. I tiefling sono praticamente demoni. Delle bestie con le corna umane. Sì, sono praticamente i figli dei diavoli. Sì, sì. Ok. È particolare come gioco, perché tu sei in un contesto urbano, però ci sono degli elementi fantasy che per lo più riguardano i personaggi. Tipo gli urban fantasy. Come sì, in genere letterario. Sì, molto figo. Kind of. Molto figo. Anche qui, di base, tu ascolti quello che hanno da dire i personaggi. Mm. Tu al massimo devi passargli oggetti, cose, niente di particolarmente interattivo in realtà. È veramente più un grande telefilm. Ed è molto basato sui rapporti, sulle relazioni, gente che si innamora quando si incontra al bar, storie di cuori spezzati. È particolare Coffee Talk. Okay. E quello si trova su Steam, sicuro, perché ho controllato ieri. Perfetto. Faccio una piccola correzione. I tiefling non sono figli dei diavoli. I diavoli sono un'altra cosa. Sono figli dei demoni. Okay. Scusate, amici di D&D, non uccidetemi, conosco la differenza. La cosa bella è che io ho detto, per farlo capire a lei, delle bestie umanoidi con le corna. Cioè, a me fa morire che io sono proprio terra terra per spiegarti le cose. E ho molto paura del fandom di D&D. No, me frega niente. Incazzatevi pure. Io non avevo idea del titolo da consigliare, ma adesso, parlandone, mi è venuto in mente. Ok. L'esperienza che volevo raccontarvi riguarda, forse ti avevo già annunciato qualcosina, tanti anni fa guardai un anime che si chiama Valkyrie Romance. Ok, ho visto mi qualcosa. Piacevano così tanto le armature, mi sono detta wow, ho scoperto che è tratto da una visual novel, voglio giocarla. Era un era un hentai. Togliamo Valkyrie Romance. Ma hai detto che si chiama, scusa? Valkyrie Romance. Ok, così è. Bellino, interessante. E vi consiglierei Catherine di Atlas. Oh no, Catherine, che stupida! Fantastico. Il protagonista si chiama Vincent, infatti mi è venuto in mente da Vinny e da l'idea dei dating scene. Tale Vincent si deve sposare con Catherine, donna meravigliosa, con questi occhialetti, proprio donna in carriera, estremamente dolce, romantica, interessata al protagonista. Ma una sera al bar incontra Catherine con la C, perché Catherine l'altra è con la K. Catherine con la C, che è questa donna estremamente sexy, con questo vestitino un po'. Esatto. Hai reso bene l'idea. Ci prova spudoratamente con te, tu ti svegli il giorno dopo con lei nel tuo letto, che prende e poi se ne va. E il tutto... Ma aspetta, tu sei Vincent? Tu sei Vincent, Ok, sì. Ok. No, ho detto minchia, anche LGBTQ... No. E gestisci il telefono di Vincent parlando con le due Catherine e cercando di capire se vuoi o meno tradire. E una parte importantissima del gioco è quando Vincent va a dormire e viene teletrasportato in questo universo in cui lui è una sorta di pecora. A queste ariete, più che una sì, pecora, perdonami. Sì. E a queste corna appunto d'ariete, e deve affrontare dei puzzle game durante il sonno, ma li puoi skippare, quindi in realtà per chi si trova in difficoltà con i puzzle game quella parte la fai in automatico il gioco e tu ti dedichi solo a quella che è la relazione con le Catherine. Ti aggiungo una cosetta a quello che hai detto tu, perché io ti consiglio la versione full body, direttamente la versione full body, perché c'è un terzo interesse romantico, che è Catherine con la Q, perché avevamo finito le lettere, hanno deciso di mettere la Q. E Catherine, che aggiunge una storyline in più rispetto a tutto quello che hai visto. È particolare perché è molto, anche perché dopo la sessione dei puzzle c'è la sessione domande fatti da questa entità misteriosa che governa i tuoi sogni all'interno del all'interno di questa sorta di confessionale, dove in base a come rispondi si allinea un po' la tua direzione, ovvero se devi andare verso una
versione più da bravo ragazzo oppure okay. un po' più da malandrino. Personalmente Catherine con la K è una gran rompicoglioni, quindi Catherine con la C tutta la vita. No, quindi... io Catherine con la K. Ah, fedeltà per sempre. Che palle! E a proposito di palle, drammatico. Perché? A proposito di palle. Allora, drammatico... io qui avevo il dubbio, infatti poi ti ho chiesto, perché per me drammatico poteva essere un videogioco che ha un dramma all'interno e in quel caso avrei detto Pentiment, perché Pentiment è un'altra avventura grafica spettacolare in cui tu sei un miniaturista e devi praticamente indagare su quello che è un omicidio che è avvenuto nella cappella. E accadono moltissime cose all'interno del videogioco e a me è piaciuto moltissimo, perché è tutto un dramma lì dentro. Tutto è particolare. Su questo villaggio è un investigativo gossip. Più che un dramma vero e proprio, ha delle storie molto drammatiche, anche perché stiamo parlando comunque periodo medievale, e io una cosa che ho adorato è stato il fatto che a livello di scrittura, proprio di font, loro differenziano proprio le classi sociali. Il contadino è scritto in a un determinato carattere, e l'uomo di chiesa ne ha un altro, il nobile ne ha un altro, ed è dell'inchiostro. Sì, ed è a livello di accuratezza storica è allucinante. Quindi se vuoi farti anche una bella ripassata del periodo medievale è e degli amanuensi. Quando mi hanno chiesto del titolo ho detto in senso aristotelico del termine. Quindi mentre drammatico sei andata su un altro titolo. Videogioco su cui ho buttato tutte le mie lacrime, ti direi Final Fantasy X, Life is Strange 2, che mi ha veramente fatto piangere per anni, o To the Moon. To the Moon è anche estremamente semplice. Okay. La storia di questi due dottori che devono soddisfare l'ultimo desiderio di un uomo anziano che sta per morire. Il loro lavoro è proprio questo, tramite un macchinario, ripercorrere tutta la vita di quest'uomo per capire perché il suo desiderio è andare sulla luna. Oh. E tu, lui ovviamente soffre d'Alzheimer, se non erro, comunque non ricorda il perché vuole andare sulla luna, ed essendo morente l'unico modo che tu hai per capire perché ci voglia andare e rivivere la sua vita. Ma no, quindi il titolo drammatico tuo? Chiedo perdono, scusami. Ma io la devo indirizzare verso le chiedo perdono. Verso il suo di punto di arrivo, perché sennò non riesco a fare il quiz. Il mio punto d'arrivo è Nightcall, okay. Che è anche questo ottimo per i neofiti per quanto mi riguarda. Storia molto drammatica che comincia con un incipit investigativo. Di base tu devi indagare su una serie di omicidi fatti da un serial killer. Ci sono tra l'altro dei casi diversi all'inizio, cioè in base a selezioni, però hanno dei dettagli diversi, però si somigliano molto fra loro in alcuni casi. Ma la cosa, il vero fulcro del gioco è dialogare con, tu sei un tassista di notte appunto in Francia, quindi anche una cornice molto particolare, e di base tu parlando con i tuoi passeggeri non solo indaghi su questi omicidi, ma ovviamente poi devi anche scoprire il colpevole, ma scopri le loro storie, che sono molto spesso tragiche, perché è gente che di base vive di notte, vive dopo le due di notte succedono sempre cose brutte, come si disse in How I Met Your Mother. E questa cosa è molto particolare, perché un sacco di storie sono veramente ben scritte e durano pochi minuti, ma ti rimangono. E le sessioni sono due, quelle dove recuperi la gente per strada e ti guadagni la pagnotta e ascolti le loro storie, e quella cioè post lavoro, dove metti insieme gli indizi. Anche lì devi letteralmente scegliere le opzioni di dialogo e al massimo unire i puntini, ma è più una roba, è un ragionamento tuo. Me l'hai proprio venduto? No, è splendido. È splendido, lo trovi su Steam, splendido. Non lo conoscevo e me lo giocavo. È bellissimo Nightcall, veramente bello. È dal momento del cringe test. Bene, allora, come sempre non abbiamo il budget per creare una sigla fatta bene, quindi vi beccate la cringe sigla. Allora, ragazze, come funziona questo momento per decretare la più rapida ad alzare le mani? Questo è il grande premio della giornata. E non ha senso quello che sto dicendo, ma non importa. È il momento cringe, raga, è il momento chill cringe, in cui veramente tutto diventa un quacervo di follia, la parte più sour di Poppils, quando proprio dici di che cosa sta dicendo questa tipa, che è come mi sento io più o meno tutti i giorni. Allora, io vi farò delle domande, ok? Facciamo best of three, cioè avete
se ne fate due giuste, c'è la terza. Se ne fate due sbagliate, basta, raga, cioè il cestino di là. Allora, come vi potete prenotare? Per alzata di mano, in realtà voi siete più atletiche, quindi potrei chiedervi di prendere la tazzina corrispondente della dinastia Ming, ma appunto è troppo preziosa. Ma io spacco tutto, no? No, ma è troppo preziosa, ha un valore di mercato che non dovrei vendere tutti e tre i fegati che ho e quindi non funziona. Allora, la prima domanda è: It's dangerous to go alone, take this. È una frase da A. The Legend of Zelda, B. Final Fantasy, C. Super Mario Bros, D. Metroid. Aspetta, rileggi la frase. Guarda. Vai. Sono indecisa tra due. Sicuramente non Super Mario. No, infatti sto andando ad esclusione. Zelda? Bravissima! E il primo fantapunto è per la Svet. Andiamo sulla seconda. Sono tutte citazioni. Forse sono le uniche cose in cui sono brava, quelle citazioni. Questa domanda in realtà potete rispondere se avete ascoltato con attenzione un frammento precedente della puntata. Se l'avete fatto voi, fatelo sapere, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Tra questi, quale gioco ha venduto più copie? A. Tetris. Super Mario Odyssey, 26 milioni. B. Player Unknown's Battleground. C. Call of Duty. Modern Warfare. Oggi non ce la posso fare, raga, troppe poche ore di sonno. Di The Sims. Ha venduto di più Super Mario Odyssey, secondo me. Però non hai alzato la mano. Però vabbè, la tua risposta, vai con la tua. Allora, hai detto Call of Duty, Super Mario. Super Mario Odyssey, Player non Battleground, Call of Duty, The Sims. Call of Duty, Modern Warfare. Player Unknown Battleground può essere. E la risposta corretta ce l'ha la Svet. Quindi davvero? Sì. PUBG? Sì. PUBG? Ma la cosa bella è che l'abbiamo detto all'inizio della puntata. Però potrebbe essere PUBG. Con la classifica abbiamo detto, abbiamo parlato tra quelli. Veramente? Era PUBG. Sì. Niente vuoto. Vedi. C'è stata non ho capito il gioco di nuovo. Un plot twist da parte di Svet, che è riuscita con le sue doti feline ad alzare la mano per prima, ha sbaragliato la concorrenza. Quindi mi dispiace Giada, oggi io e te dovremo andare a mangiare in bagno come in Mean Girls. Mi dispiace. Ma io vi faccio sedere sul tavolo, tranquille. Io sono una sovrana magnanima, come dico ai miei follower. Quanta quindi. Bontà. Ma non quanta abbiamo fatte due? Regia? Ne abbiamo fatte due? Ma abbiamo fatto due di tre. Il problema è che tu non ne hai azzeccata neanche una. Allora, Giada, mi dispiace, non rosicare. Mi fai il volo, non altre. No, non recuitare. Mi leggi le altre al volissimo? Rapida. Leggo in pausa pranzo perché ho un'ultima domanda per voi prima di chiudere questa nuova delirantissima puntata di Poppils. Quale adattamento del vostro videogioco, della vostra saga videoludica preferita vorreste assolutamente vedere adattato? E qua c'è un problema, perché in teoria io non vorrei vederlo adattato perché ho paura, però lo dico lo stesso. Ok. Metal Gear Solid, con tutto che è stato già annunciato, in teoria Oscar Isaac dovrebbe essere l'attore principale. Io sono Oscar terrorizzata. Ma l'hai visto? Io sono terrorizzata da questo film, però sono molto curiosa, una parte di me bambina lo vuole vedere. Aggiungo il titolone horror, che è anche un pochettino di, chiamiamolo nicchia, Clock Tower. Sarebbe molto interessante vedere questo nano, nel senso inteso come persona bassa, con queste forbici di gigantesche che va ad ammazzare la gente, ed è una cosa molto particolare. Sì, Clock Tower, il gioco te lo consiglio, è un bello horrorino interessante, è molto vecchiotto, credo a cavallo tra gli anni 80 e 90, il primo credo che sia uscito addirittura nell'89, non voglio dire cavolate. Ma io te lo consiglio, quindi voglio vedere questo bello slasherone con le forbicione. Beh, dopo Winnie the Pooh, Sangue e Miele, sinceramente. Assolutamente. Sono contenta a vedere adattamenti di qualsiasi tipo. Io ti direi Final Fantasy XII, ma. Ok. Ma in che forma però Final Fantasy XII? Come film? Live action? Perché anche qui c'è un distinguo, cioè film live action, no, live action. Anime. Nel mio caso si prestano entrambi lungo, per il live action. Forse meglio serie. Preferisco serie. Serie televisiva, comunque live action. Ok, ho convinta anime, perché secondo me la grafica lo riportava, come hanno fatto il un po' 12, con alcune saghe. Secondo me è molto meglio realistico, anche perché formato anime non lo so, però Cyberpunk e Genders hanno fatto un bel lavoro, però va bene con la colorazione accesa che può avere Night City. Ok, mentre per altri contesti. Sì, Final Fantasy XII tende molto più ad essere realistico. Ok.
Ok. Beh, d'altronde abbiamo visto degli ottimi adattamenti durante gli anni per quanto riguarda, è cambiato un po' questa cosa. Ci sono stati negli ultimi anni degli ottimi adattamenti delle saghe videoludiche. Sicuramente, tra l'altro, a breve, forse è già uscita, forse sta uscendo nel periodo in cui guarderete questi episodi, la seconda stagione di Arcane, che credo sia stato un adattamento che ha fatto innamorare il mondo di una saga che io non conoscevo e che continuo a non conoscere, ma di cui ho apprezzato tantissimo l'adattamento. Cyberpunk Edge Runner, che ha risollevato le sorti comunque di un videogioco che aveva avuto dei problemini. Io continuo ad apprezzare anche il primo, perché il secondo film non esiste, di Silent Hill. Quello con Jon Snow, Kit Harington. Sì, che non esiste. Non esiste, però mi è parso di vedere qualcosa. Sì, sì, quel, è un lost quel film. Footage. E in realtà non ho trovato geniale, ma ho trovato comunque passabile, divertente anche il film di FNAF, come un film un po' della domenica. È uno slasherino carino anche quello. Da ragazzini, cioè proprio quello che avresti voluto vedere a 12-13 anni. Non è il mio genere. È uno di quei film che se tu guardi quando hai 12 anni ti caghi un sacco addosso. Se lo guardi adesso pensi, no, è carino. Vabbè, sì, perché è carino. Comfort movie. E poi ovviamente il successo incredibile di The Last of Us, di cui hanno annunciato una seconda stagione, che insomma di cui necessitiamo, di cui necessitiamo, che io non so se guarderò, perché mi hanno detto, e qui ve lo dico, sì, potrebbe essere, te l'avevo detto io, potrebbe esserci un cagnolino che non ce la fa. Quindi se siete anche voi problematici, quanto me, mi auguro per voi di no, per le vostre madri, i vostri padri, i vostri parenti, amici e amici di penna alla lontana. Comunque se avete problemi, io vi ricordo anche, non è neanche questo sponsor, però sito utile, utilizzatelo, Does the Dog Dies, vedete subito che cosa succede e decidete se non aprire mai più un titolo della stessa saga qualora a un cane venga strappato un pelo. Ragazze, io vi ringrazio per la vostra bellezza, simpatia e soprattutto per la conoscenza, perché avete portato un apporto fondamentale a questa puntata, mi avete dato un sacco di spunti, sono sicura che li avete dati anche ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, ai nostri visionari e visionarie, non so come si dica, ma va bene così. Se mi vedete particolarmente provata oggi è perché lo sono, ho dormito praticamente con una camera in tangenziale, ma nonostante questo, appuntamento alla prossima puntata di Poppils. Ricordate di seguire Giada Cristina Bessi e la Svet sui social. Io come sempre non mi sono presentata, ma sono Beatrice Lorenzi, ciao, piacere di conoscervi e ci vediamo al prossimo episodio di Poppils. Ciao! E adesso si va a magnare. A magnare. No, raga, io non l'accetto questi giochi! Ma sì, dammelo, ma sei subito, vero?